Che possiate morire fulmine. Ho detto cioè. Ma però dai. Sì, ci fuoco. Porco zio, però con queste sedie. Ciao belli, che dite? Che fate? Che vi state a mangiare? In questo video collaboro con una deliziosa e molto creativa ragazza siciliana che si chiama Marisa, di cui vi lascio il link al canale nell'info box. Marisa mi ha invitata a riflettere sui, diciamo, complessi, conosciuti in un linguaggio più aulico come pippe mentali. Sì. Che si sviluppano nel corso della vita. Tra le pippe mentali più celebri ci sono quelle che vengono da quelli che sono o pensiamo essere i nostri difetti fisici. Guardami un po' di profilo, mi trovi cresciuto. Stavo pensando, le pippe mentali sono una bella schiavitù. Ci fanno fare o non fare un sacco di cose che magari vorremmo non fare o fare. Vorrei ma quel naso un po' così, quel sedere un po' colà, quei denti per niente colì. Mi fai nervosire. La mia auto non è abbastanza, la mia auto è troppo vecchia. La mia auto? Non ho la macchina, devo avere una macchina. Da dove vengo? Tutte queste pippe mentali. C'è un suggeritore nel nostro cervello? Psst, la tua battuta è... Probabilmente c'è. E chi ci ha messo? Da dove viene? Dove ha origine? Dove affonda le sue profonde radici? Ma soprattutto, come si chiama? Io l'ho beccato. Ho scoperto il suo nome. Si chiama Spot. Spot de nome e pubblicitario de cognome. Pensateci, è un macabro sillogismo. La pubblicità crea le nostre pippe mentali. Le nostre pippe mentali controllano il nostro cervello. La pubblicità controlla il nostro cervello. La pubblicità controlla il mondo. Se non avesse un ruolo così fondamentale, non sarebbe ovunque. In TV a vagonate. Ora escono i pop-up pubblicitari persino durante i programmi televisivi. Ha invaso anche internet. Io non riesco più a cliccare sul link per guardarmi uno stracazzo dei video sui gattini che si leccano il pelo, che mi si aprono tante di quelle finestre da farmi venire voglia di scaraventarmi nel vuoto. Va pure! E certe volte mi spaventano anche. Avete presente quando si aprono quelle finestre fantasma che cominciano a parlare da sole? Consideriamo Martin Scorsese. Consideriamo il suo The Wolf of Wall Street. Consideriamo l'inquietante esempio riportato da Leonardo DiCaprio nei panni di Jordan Belfort. Vendimi questa penna. Ti devo vendere questa penna. Scrivimi il tuo nome. E come faccio? Non ho la penna. Eccola. Basta chiedere. Vedete cosa ho fatto? Ho creato un bisogno. Fategli credere che hanno bisogno di quelle azioni. E questo è esattamente quello che fa la pubblicità. Crea un bisogno che nel 90% dei casi non esiste. E come lo fa? Con il terrorismo psicologico. Il terrore. Questa non me la vorrei sognare stanotte. Il terrore è diventata l'ultima frontiera degli spot pubblicitari. Assieme alla spregiudicata menzogna, è ovvio. Oh mamma. Somatoline Cosmetic. La cellulite è una malattia. Madeline, tu vuoi proprio farmi incazzare? Come te permetti di terrorizzarmi così, facendo passare un inestetismo per una malattia? Certo che lo è, nel senso lato del termine. De culo a buccia d'arancia non è mai morto nessuno. E così allora anche il mal d'amore è una malattia. E scommetto che ha un tasso di mortalità più alto della cellulite. Le persone fanno sempre cose pazze quando sono innamorate. La cellulite è una malattia. Curala con una crema per le chiappe. Follia completa. Ma a proposito di medicine, ma ricordate quella del Moment? Quella della fantomatica confezione da 36! Scusa, ho finito Moment. Ho comprato la nuova confezione da 36. 36 compresse? Infatti, 36! No, io mi pensavo che l'amica gli stesse per di 36, ma datte una carmata. Non dico che c***o fai, spacci fuori dalle scuole. Invece no, si fomenta e si catapulta a comprare una confezione anche lei. Cioè, regà, uno spot di una surrealtà senza precedenti. Una confezione dei Moment da 36 compresse che ingrifa la gente come se regalassero scatole di preservativi da 36 o di Viagra. Ci penso io. Ok, lì t'avrei detto stacce. È realistica come ipotesi. Ma il Moment, il Moment. Ma che ci dovete fare? Li dovete usare come piombini nei fucili da soft air. Io uno che si compra con gioia una confezione di Moment da 36 me lo immagino a farsi le pere dei Moment singolo a San Valentino perché non sa come ammazzarsi. La mia vita è finita. Ma dico, se siamo impazziti, perché Giorgio ha le sue macchinette di merda del caffè? Le ciarde o quel che diavolo è? Do you want me to... So nice of you, mister... George. George Clooney is inside!
lei ha appena finito una vasca di caffè. Manda il cetriolone a prendergliene un'altra, e so già due, e intanto bloccandolo con una folla di donne impazzite e cieche, perché se lei non grida non lo vedono anche se ce l'hanno sotto al naso, lei intanto gli babba il suo di caffè. Ti pare? Una setta di caffeinomani che si riunisce su una terrazza. Ma che è? Ma bevitelo un caffè, che a furia di tracannarlo diventi come il Twink di South Park. Poi, avete fatto caso che a Ora di Cena mandano tutti gli spot più repellenti della storia? Certo, lo fanno perché se senti certe cose mentre mangi, vedi come te giri non rinito. Ma intanto hanno catturato la tua attenzione. Oh no! Quando la diarrea ti sorprende. Oh, mille scuse. Ti sanguinano le gengive. Lavati i denti con il nostro dentifricio uguale a tutti gli altri in commercio. Anzi, forse un po' peggio. È fatto con la carceviva. A Gengiscan sanguinano le gengive. Hai lasciato i denti attaccati al torrone? Super Attack! E sarà il torrone a restare attaccato ai tuoi denti. Ma vi rendete conto che è una continua psicotica distorsione della realtà? Che è un carosello! Un teatrino! Non credete a niente di quello che passa alla TV. Internet o il Papa quando si tratta di pubblicità. Niente! 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 Ho capito! Ho afferrato il concetto. E non fatevi fare il lavaggio del cervello dagli spot, che vi creano solo inutili pippe mentali terrorizzandovi. Tenete gli occhi aperti! Combattete il nemico! Combattete il capitalismo! Hasta la vittoria! Sempre! Oh, e che cazzo! Classico delirio di onnipotenza. Vabbè. Io vado che mi devo andare a comprare gocciole. Cosa? Cosa che ha detto? Le gocciole in parte zerbe. Perché solo con le gocciole bambini si trasformi la giornata da così a così. La cellulite. Se stai già ridendo. No, dai. Pensa alla tragedia, pensa alla tragedia. Aspetta, ce la... che cazzo, dai, ce la faccio. La cellulite è una malattia. Come tanti mi sono la cellulite. Va bene. Aspetta, ora mi calmo e ti dico il via. Aspetta, la rifaccio, però la rifaccio. Vai. Uno, due. Ti prego, queste cose le vedrà il mondo. Sei una grandissima. La devo rifare questa perché non avevo preso il fuoco, quindi... Sei una grandissima amica, grazie. Fatto. Aspetta. Ma mi si vede che ho la bocca colorata, però. Sì, sì. Eh beh, figo. Ah, ok.